Ciao a tutti, io sono Alessandro, siamo nell'istituto Domodo per il caffè del mercoledì. Oggi siamo in compagnia di Magda De Benedetto. Ciao Ale, grazie per la presentazione. Come la scena di oggi testimonia, tu sei un artista. In particolare, sei qui sia per parlare ovviamente delle tue opere, del tuo stile, della tua poetica artistica, ma soprattutto la cosa che mi ha dato questo input per invitarti è stato sapere che tu hai partecipato a delle mostre internazionali già durante il tuo percorso di studio. Quindi ti inviterei, per me ovviamente, per il pubblico di Todomodo, di parlarci di questa tua generale esperienza artistica. Praticamente la mia prima mostra d'arte alla quale ho partecipato è stata nell'ottobre del 2019 tramite un mio professore, l'Accademia Belle Arti, appunto dove io frequento attualmente, ed è stata una bellissima esperienza. Ovvero che all'inizio non nego che ero un po' spaventata per il posto nuovo, per la gente nuova, poi comunque sono molto, sai, intraprendente come persona. Per cui siamo stati circa una settimana. E abbiamo decorato vari bottiglioni in vetro con colorifici vari, abbiamo anche dipinto piatti in ceramica. E, insomma, è stata un'esperienza molto bella, appunto, come ho detto prima. L'arte, appunto, in Slovenia, precisamente era Smatno, in questa frazione, un paesino molto bello in collina, dove praticamente si è respirata un'aria diversa, perché appunto tipo l'arte là ha un altro valore, viene vista con occhi diversi e con occhi comunque di uno che è appassionato e anche critico d'arte. Siamo stati ospiti di vari atelier, di vari artisti che comunque sono molto famosi dalle loro parti, appunto, sempre là in Slovenia. Ci hanno accolto al meglio, cioè proprio è stata un'esperienza che non si può dimenticare così facilmente, ecco. Insomma, ho avuto anche un'altra esperienza, come sempre un'altra mostra artistica, che è stata tenuta all'Accademia di Agrigento, circa, è stato lo scorso luglio, se non erro. E là invece è stata una mostra, diciamo, collettiva, e praticamente questa mostra era sui giovani artisti internazionali. E da là siamo stati selezionati una settantina di artisti, insomma, ed ho partecipato con un'altra mia collega ed è stato molto divertente come situazione. Ecco, mi piace mettere un attimino l'accento su questa considerazione che hai posto riguardo il diverso trattamento, la diversa visione che si ha dell'arte dell'artista in Slovenia, nel caso che tu hai palesato, ma anche in generale, comunque ci rendiamo conto quanto a Messina, magari in Italia in generale, purtroppo, chi svolge delle professioni artistiche, se vogliamo far passare il termine, si è visto come qualcuno che ancora sogna, qualcuno che magari non ha grande senso di concretezza, purtroppo, e questa cosa mi amareggia molto perché voglio dire, basti pensare al lockdown, che da un punto di vista artistico per molti è stato, se il caso, uno stop, per tanti altri è stato un momento invece di riscoperta e di stasi temporale quasi, come se in quel momento ci si potesse davvero dedicare all'arte, insomma all'attività artistica. Ecco, quindi pensare che l'artista sia qualcuno che appunto sta ancora a pensare ai sogni da bambino, perché so, a te piace disegnare, a qualcun altro piace scrivere, a qualcuno suonare, è qualcosa che mi interessisce parecchio. Tu da artista, qual è la tua visione in meglio e cosa pensi effettivamente magari di Messina da questo punto di vista? Allora, una cosa che mi ha sempre amareggiato è il pensiero di noi giovani. Allora, in questo ambito, nell'ambito artistico, di noi giovani artisti, parlando di Messina, che dovrebbe essere invece un punto di ritrovo, un punto di incontro della nostra città, insomma, di passioni in comune, no? E invece praticamente noi tendiamo, appunto come me, che sono andata Nord, Slovenia, e siamo costretti ad andare via per iniziare questa nostra carriera, quando io penso che sarebbe ottimo comunque iniziare dalle nostre fondamenta. Personalmente io tengo tanto a questa nostra città, anche se di consono si vocifera, si dice insomma che non ci può offrire niente, che per noi giovani, insomma, subito dopo gli studi accademici, gli studi universitari, siamo costretti appunto ad andarcene via, a espatriare. E invece io credo che bisogna un po' studiare il nostro territorio, perché è vero anche che
chi viaggia, diciamo, ha una mentalità un po' più aperta come livello di cultura, insomma, conosce cose nuove, luoghi nuovi, detti, cibi, arte e tutto il resto, insomma, la storia. Però è importante sapere da dove si parte, se non conosci il posto in cui tu vivi, quindi fai una sorta di pubblicità, una sorta di presentazione. Ad esempio, nelle mie opere io tendo molto a rappresentare Messina, l'amo, cioè, nel senso, se fosse per me, cioè io con tanti altri amici miei, anche, che ne so, nell'accademia o anche fuori l'accademia, perché comunque gli studi non è che ti danno, cioè ti danno, per come la vedo io, quel pezzo di carta che ti serve tanto quanto basta, nel senso, se io volessi insegnare, ok, hai conseguito la triennale, hai conseguito il biennio, va benissimo. Però se uno ha una passione, cioè è a prescindere dal tuo titolo di studio. Per cui il titolo di studio e non è che ti presenta appunto come artista. Io ho molti amici artisti che non hanno un titolo di studio ma che sono fantastici. C'è un confronto, ci confrontiamo spesso con le nostre idee, con le tematiche che affrontiamo appunto. Parlando delle tematiche che io affronto, ad esempio, lo scorso anno ho realizzato questi tre piatti in ceramica, riprendendo il colapesce di Guttuso, quello che ne conosciamo tanto, Alta Pro Vittorio Emanuele, e ho preso le tre figure principali che per me ritengo comunque importanti, oltre che colapesce appunto come primo piano, le due donne che lo affiancano, diciamo che l'ho vista come una cosa di accompagnamento, di adorazione, e ho deciso appunto di intraprendere questa tematica perché Guttuso in sé mi ha sempre colpito come artista siciliano. Ha rappresentato la sua terra in varie opere e mi rifaccio tanto nel mio stile a questo stile siculo, cioè nel senso come i cubi siciliani con quelle tematiche molto rustiche, quindi diciamo che mi rifaccio molto a quello e mi riaggancio con le mie due tele, appunto, con questo dittico che oltretutto ho realizzato durante il primo lockdown, quando tu, Ale, mi avevi accennato al lockdown. Personalmente mi ha dato tanto perché mi sono riscoperta, ovvero, come tu ben sai, restando in casa, insomma, eravamo un po' bloccati, una doveva passarsi il tempo, c'è chi con lo studio, c'è chi con la musica, tu con la scrittura, ad esempio, e disegnando tutti i giorni ho creato un altro mio stile, uno stile che mi ha fatto sentire molto libera e molto più narcisa, nel senso più di quanto io lo sia già adesso. Per cui questo dittico ci presenta a me durante il lockdown, ma nei panni di una donna siciliana slash araba, perché la Sicilia è stata colonizzata anche da arabi, da spagnoli, ormani, insomma, da varie culture, e mi sono rifatta tanto alle nostre origini. Per cui in queste due tele io parlo di mandala che praticamente hanno un certo simbolo. Spesso e volentieri appunto ritraggo questi primi piani e anche mezzi busti, e ho fatto questo mio autoritratto ispirandomi allo stile Liberty, perché appunto siamo sempre là, io parlo di Messina, è subentrato grazie a Coppedè questo stile. Quanto hai detto, anche visivamente, appunto, è testimoniato da questi stili differenti che prima della pausa caffè erano anche presenti sui piatti, quindi sulle ceramiche, e dai supporti differenti. E infatti già entrando in studio notavo questa ispirazione comunque non del tutto siciliana per quanto riguarda il dittico di Bene. Però l'elemento comune che permane anche adesso che abbiamo tolto i piatti è appunto la figura femminile. Quindi all'infuori della sicilianità e quindi di questo voler tenere viva Messina artisticamente e come artista e proprio nelle opere. Come mai la donna? Tutto praticamente nacque dai miei studi artistici di oggi, che è liceo artistico ma da ex istituto d'arte. Ho conseguito questi miei studi in moda e costume, quindi per forza maggiore, insomma, abbiamo realizzato donne e manichini per 5 anni, per cui da là tutto parte. Poi, per una mia curiosità, perché sono una persona molto curiosa che fa spesso ricerche su tanti artisti, la mia ispirazione viene da Alphonse Mucha e da Bint, che io amo tantissimo. Sono due artisti dai quali ho tratto una parte del mio stile. Perché comunque, appunto, come mi sono ricollegata prima a questo stile Liberty, perché la donna è uno dei fondamenti
dello stile Liberty, oltre che animali, oltre che fiori, cioè non è una cosa portante, è un simbolo. Non parlo perché sono donna, ma parlo perché io vedo la donna in sé, qualsiasi donna, morbide, dolci, complicate, e io cerco di raffigurarle, non dico in tutte, ma in molte loro sfaccettature. Sono molto sensuali, molto eleganti, quindi diciamo che in loro ho una maggiore ispirazione. Io tendo sempre a identificarle come angeli. Quindi loro saranno, credo, sempre il mio maggiore soggetto. Anche se ho tentato a realizzare anche uomini, solo che non lo so, diciamo che ho una sorta di blocco, non ho lo stesso amore che ho di quando realizzo dei mezzi busti femminili. La regia parla. Ciao, la regia. Ciao, allora parlo per te oggi. Vai. Sei pronta? Vai. Ti volevo chiedere, ci sono percorsi artistici che hai sempre avuto, hai pensato, diciamo, di voler provare, non sei riuscito a farlo, cose che magari non hai mai avuto per esigenze, non so, di zona o di economiche o altro? Sto intraprendendo nel mio corso di studi all'Accademia per le Arti il corso di grafica, illustrazione e fumetto. È una cosa che avrei voluto fare tanto tempo fa. Ho deciso di mettere un po' di mani in pasto ovunque, usando e diciamo studiando anche varie tecniche artistiche su vari supporti. Una cosa di cui ero molto curiosa era il disegno digitale, dove mi sono cimentata e dove mi sto cimentando pure ora. E sto studiando, sto lavorando appunto con la tavoletta grafica, che per me è un mondo nuovo appunto, e mi sta piacendo tantissimo, cioè è una cosa che mi dà grandi soddisfazioni. Ok, complimenti. Grazie. Ti darò qualche commissario poi. Va bene. Una cosa mi sovveniva anche riguardo la domanda di Nino, sia per quanto riguarda la questione supporti, sia quanto riguarda invece la questione soggetti, e quindi voglio anche un po' tornare indietro a quanto abbiamo discusso. Hai specificato che con una certa anche quasi vanità spesso tendi a inserirti all'interno delle tue opere, e in più io so che comunque ti sei data anche alla ritrattistica, anche per modo digitale. Hai pensato o hai già lavorato con un soggetto che non sia Magda, o qualcuno comunque preso già da altre opere d'arte, quindi che so, sei aperta a modeling, quindi soggetti dal vero magari anche vorresti ritrarre, non so. Sì, praticamente io realizzo praticamente da un po' ritratti su commissione con la tecnica del carboncino. Però da quando ho sperimentato negli ultimi mesi il disegno digitale, praticamente su commissione ritratti appunto realizzati in digitale. Prendo la persona reale, insomma cioè realizzo il ritratto, però se mi è richiesto attorno ad essa io praticamente realizzo la sua aurea, ovvero per fare un ritratto ho bisogno di vedere come tu sei e tu chi sei, perché praticamente è come un conoscerti. Ad esempio Ale, se io dovessi ritrarre te, tu mi sei di un'aurea blu, di un blu indaco, quindi praticamente farei il tuo volto come sfondo con un blu indaco e con qualche segno un po' più particolare, un po' astratto che mi vuoti, che si rifà a quello che sei tu. Quindi praticamente io faccio un mix fra il mondo reale e il mondo artistico. Comunque diciamo la mia parte destra, il mio mistero destro comunque cerca di andare incontro a quello che è la personalità della persona che io ritraggo. Molto interessante questa questione, quindi, di rendere non solo artistico il ritratto in quanto persona competente, capace di saper realizzare un ritratto, ma rendere un pezzo d'arte unico anche attraverso l'occhio artistico. Questa cosa la trovo davvero interessante, è qualcosa che io non avevo mai sentito sinceramente, quindi ti ringrazio sia per questa nuova visione che mi hai e ci hai regalato, e per averci resa partecipe di questo tuo mondo artistico molto peculiare. Quindi ancora grazie Magda per aver partecipato alla trasmissione. Grazie a te Ale. E grazie al pubblico di Dopomondo per averci seguito. Ciao! Ciao!